Non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia. Perché la tua vita migliora. Perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni. Un saluto a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast Liberamente, il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale. E finalmente direi torniamo a farlo all'interno di una cornice veramente bella, alla quale sono stato affezionato tantissimo, soprattutto durante quest'estate. Sto parlando della casa del podcast a Technotown, in particolar modo all'interno di una delle ville più belle di Roma, Villa Torlonia. Quindi mi dispiace se ti sei perso questo appuntamento, era una meravigliosa occasione non soltanto per conoscerci e poi goderci l'aperitivo, perché appunto questo è il format che abbiamo tenuto in piedi per tutta quanta l'estate, che è l'apripodcast, ma in più ti sei perso, ma non del tutto perché adesso te la faccio riascoltare, l'intervista che ho realizzato insieme a una collega che stimo molto, ma non soltanto collega da un punto di vista professionale, anche da un punto di vista di passione di podcast. Infatti sto parlando di Sara Baggetta, che ha un podcast, Il Salotto delle Mamme, che in qualche modo oggi ci illuminerà sul tema del teoria dell'attaccamento, in particolar modo del legame materno e di come il legame materno tante volte può diventare un condizionamento che ci portiamo nel corso della nostra vita e che in qualche modo, in maniera più o meno consapevole, conscia, inconscia, mettila come ti pare, ci influenza nel nostro modo di entrare in relazione con le persone, nella scelta del nostro partner, nel nostro modo di reagire davanti magari alle difficoltà, oppure ci dà la spinta, oppure diventa un freno a mano tutte quelle iniziative che abbiamo nel corso della nostra vita, progetti aperti, mai conclusi, progetti chiusi e mai aperti. Insomma, mettiamola come ci pare, oggi insieme a Sara Baggetta parliamo di legame materno e di come il rapporto che abbiamo avuto con le nostre mamme può influenzare la nostra vita anche da adulti. Quindi questa è una puntata che si rivolge a tutte le persone che stanno ascoltando, anche a te ovviamente, perché sicuramente sei stato figlio e magari sei anche un genitore, quindi questo episodio può aiutarti a capire come ti stai muovendo, oppure come si sono mossi i tuoi genitori e cosa puoi fare oggi come uomo adulto, donna adulta, per prendere in mano la responsabilità del tuo cambiamento. Allora, non perdiamo altro tempo, entriamo anche oggi nel cuore di questo episodio e scopriamo insieme a Sara Baggetta in che modo il legame materno con la nostra mamma può influenzare le nostre vite da adulti. Oh, eccoci qua. Allora, innanzitutto benvenuta Sara Baggetta. Grazie, è un piacere essere qui. Io sono molto molto contento di averti qui come ospite e alla casa del podcast, anche perché questo per noi è una sorta di antipasto, se esatto. Fra una settimana ci incontreremo di nuovo all'interno di uno degli eventi più importanti nel mondo del podcasting italiano, che è appunto il Festival del Podcasting. Ma non potevo aspettare e quindi mi sono detto: senti, io Sara la voglio, uno, conoscere prima dal vivo, prima di tutti quanti gli altri, ma soprattutto voglio parlare insieme con lei di un argomento che secondo me è alla base della psicologia. Infatti sì. Oggi faremo un pochino il punto su un aspetto teorico molto importante, che è la teoria dell'attaccamento. Ma prima di arrivare un pochino al cuore di questa questione, Sara, per le persone che non ti conoscono, aiutaci un secondo a capire meglio chi sei e che cosa fai nella tua vita professionale di tutti i giorni. Assolutamente. Allora, appunto, sono Sara Baggetta, sono una psicologa dello sviluppo e dell'educazione, esperta in psicologia perinatale. Quindi ogni giorno accompagno i genitori dalla ricerca di una gravidanza fino ai primi anni di vita del bambino. Ancora di più, nello specifico, mi occupo proprio del benessere familiare, quindi diciamo più di supporto proprio genitoriale. E ancora di più, nello specifico, del benessere delle mamme. Oh, e tanto è vero che ci hai fatto un podcast. Esattamente, Il Salotto delle Mamme, però te l'ho già preannunciato, sicuramente diventerà anche dei papà, perché c'è una bella fetta di papà in ascolto e non mi va che si sentano esclusi, ecco, anche perché oggi sì,
parleremo del legame materno, ma vedremo che in realtà parliamo proprio dell'attaccamento nei confronti dei nostri genitori, no? Quindi sia mamma sia papà, ma anche proprio di chi si prende cura del bambino o della bambina in questione. Certo, sai Sara, tanto sono contento che ci sarà uno spin-off anche il salotto di papà, sì. Anche perché io sono papà e quindi non vedo l'ora di entrare nel salotto e saperne un po' di più rispetto al rapporto che ho con mia figlia. Ma attendendo questo ulteriore progetto di podcasting, stavo pensando, mentre preparavo un po' questa chiacchierata con te oggi, all'idea del fatto che un po' c'è un'attuale un po' narrazione di quelle che sono le ragioni che ci portano ad avere un certo tipo di carattere piuttosto che un altro. Cioè, adesso va molto di moda la narrazione per cui noi siamo un po' la somma delle nostre abitudini e quindi il nostro carattere è il frutto di ciò che facciamo ogni giorno, che per carità è assolutamente vero, però nel percorso di formazione come psicologi e psicoterapeuti, in realtà la narrazione è un pelino più approfondita in un certo esatto. modo e un pochino forse anche meno banalizzante. Mm-hmm. Cioè noi, il nostro carattere, la nostra personalità dipende dal legame che abbiamo avuto con i nostri genitori, con le nostre figure di attaccamento. Allora, ti volevo chiedere, raccontaci un attimino cos'è la teoria dell'attaccamento e perché a un certo punto è diventata il centro, no? Un po' di gravità permanente di tutta la psicologia mondiale rispetto alla formazione, no? Della personalità, del carattere, perché secondo me è centrale. Sì, wow. Sì, mi sento un attimo in cattedra. In sostanza esatto. È un esame di psicologia generale. Esatto, no, sì, ma la facciamo più breve, dai, facciamo anche più semplice. Assolutamente sì. Allora, sì, appunto la teoria dell'attaccamento diciamo è nata, chiamiamola così, da numerosi studi di Bowlby. Grazie a questa teoria oggi forse abbiamo le idee un po' più chiare anche di come funzionano le nostre relazioni, no? Quindi grazie proprio alla teoria dell'attaccamento possiamo comprendere non solo il nostro passato, perché è importante e fondamentale proprio nel momento in cui diventiamo genitori, diventa il nostro specchio, quindi capire che tipo di relazione, che tipo di attaccamento abbiamo sviluppato nei confronti dei nostri genitori, diventa un po' quella mappa, diciamo, no? Quella cartina geografica che ci permette eventualmente, qualora avessimo avuto magari un attaccamento, poi lo vedremo magari nel dettaglio, un attaccamento magari disorganizzato oppure un attaccamento evitante o ambivalente, quindi non un attaccamento sicuro, che diciamo sarebbe l'ideale, no? A cui tutti ovviamente come genitori ambiamo, ma dobbiamo fare i conti con il nostro passato. Quindi guardare al nostro passato significa capire se c'è un pilota automatico che in qualche modo ci fa scatenare delle reazioni emotive, fisiche anche nei confronti dei nostri figli, perché c'è un qualcosa di irrisolto, appunto come dicevi tu nell'anteprima, spesso ci sono delle questioni irrisolte nel nostro passato nei confronti dei nostri genitori, con i nostri genitori che magari sono ancora irrisolte e che purtroppo inevitabilmente influenzano la relazione con i nostri figli, ma la relazione anche con gli altri in generale, solo che quella con i nostri figli è quella più delicata. Io dico sempre, anche ai corsi prematrimoniali, ai corsi preparto, che i figli fanno un po' da specchio, cioè nel momento in cui arrivano ci buttano un po' in faccia la realtà dei fatti, cioè vanno a smuovere questo passato che inevitabilmente noi fin dalla gravidanza, entrambi i genitori, quindi sia le mamme che i papà, fanno un po' i conti, iniziano a fare i conti con questo passato. Ma perché? Perché iniziano ad attingere a quel passato, quindi ritornano indietro, fanno memoria del loro passato per cercare di capire quali strumenti hanno a disposizione per poter sopravvivere, diciamo, a questa nuova avventura, specialmente quando si parla del primo figlio o figlia, e cercano di capire, ok, cosa devo fare? Come posso prendermi cura di mio figlio o di mia figlia nel migliore dei modi? E allora mi guardo indietro. E se ho avuto un buon attaccamento, quindi un attaccamento sicuro, con molta probabilità avrò infinite risorse e sicuramente anche tanti bei ricordi rispetto alla relazione con mia madre o con mio padre. Se invece ho avuto
un attaccamento magari disorganizzato, e lì è quello sicuramente più tosto, no? Che cosa voglio dire? Che tendenzialmente si tratta di una relazione appunto disfunzionale, cioè una relazione dove il bambino in questione, magari il figlio adesso adulto, all'epoca, ma ancora oggi con molta probabilità, ricercava rifugio presso il suo genitore, o la mamma, o il papà, o entrambi, ma non riceveva quella sicurezza, no? Quell'abbraccio di cui aveva bisogno, ma al contrario magari spesso e volentieri riceveva delle reazioni forti, e magari potrebbero anche essere degli abusi, insomma parliamo certo, di un qualcosa certo. Di molto forte. Sì, infatti la storia dell'attaccamento disorganizzato era molto correlato con i disturbi di personalità, esatto. Anche forti, no? Poi in età più avanzata. Sai, mentre parlavi di John Bowlby e della teoria dell'attaccamento, mi sono ricordato degli anni di formazione, no? Mm-hmm. Nelle prime giornate, i primi pomeriggi passati all'interno della biblioteca dell'università, sì. A sfogliare questo... era veramente una collana infinita, il libro sacro, esatto, il libro sacro era tipo un'enciclopedia infinita, quella, sì. Sull'attaccamento, sì. E in fondo John Bowlby, insieme anche a Mary Ainsworth, che era, insomma, è stata una sua studentessa, che poi è diventata appunto una sua collega, e sono diventati un sì. Punto di riferimento, e hanno formulato negli anni questa teoria dell'attaccamento. Hanno studiato in maniera proprio scientifica all'interno di quella che veniva chiamata, ed è stata chiamata, la strange situation, no? Una, sì. Situazione strana, sì. Cioè sostanzialmente venivano messi all'interno di una stanza una madre e un bambino, e in fondo quello che si faceva era fare in modo che il genitore andasse e tornasse in questa, mm-hmm. stanza. Il modo con cui il bambino reagiva a questo allontanamento, questa separazione del genitore, e al ritorno, al ricongiungimento del genitore, veniva in qualche maniera classificato con una tipologia di attaccamento. Allora ti volevo chiedere, quali sono le tipologie di attaccamento, e per ognuna, se ti va, o almeno per grandi linee, un modo anche per ognuno di noi può magari cominciare a fare anche, a farci un po' caso, mm-hmm. Quali sono un po' le caratteristiche del genitore, no? Che cosa succede, no? in quel particolare tipologia di attaccamento. Ok, allora partiamo dalla base, dai, partiamo. Vai. Dall'attaccamento sicuro, dai. Vai. Quello dal positivo, partiamo dalle cose positive. Partiamo dall'attaccamento sicuro, dove appunto il bambino, nel momento in cui neonato e poi ovviamente poi bambino, manifesta un suo bisogno, una necessità di sicurezza, di protezione. Faccio la premessa che i cuccioli d'uomo, chiamiamoli così in modo carino, tutti noi nasciamo, passami il termine, incompleti, no? Diciamo che la gravidanza dovrebbe durare un altro trimestre, infatti si parla del quarto trimestre mancante, ed è quel periodo, diciamo, dove maggiormente il bambino, il neonato in questione, ha bisogno di un adulto, di una figura sicura a cui fare riferimento per sopravvivere, altrimenti senza di essa o di esso non potrebbe sopravvivere, morirebbe. Quindi partendo da questa base, che ognuno di noi poi siamo esseri sociali, quindi siamo in costante relazione, e fin da piccoli, cioè in realtà fin dalla nascita proprio, ma io direi anche fin dal grembo proprio. Sono d'accordo. Esatto, abbiamo bisogno di qualcuno che si prenda cura di noi. E quindi nell'attaccamento sicuro cosa avviene? Il bambino o la bambina in questione richiede di essere protetto o protetta, di essere rassicurata, di avere questa famosa base sicura. Quindi se io bambino, ad esempio, piango, e perché X motivi, magari sono sporco, faccio l'esempio, okay? Magari ho bisogno di contatto, ecco, questo è un altro elemento essenziale, un bisogno essenziale del neonato, del bambino, ma anche di noi adulti, aggiungerei. È questo bisogno di contatto che nella, diciamo, idea comune è un vizio. Se lo prendi troppo in braccio è un vizio, se lo culi troppo è un vizio, tutto un vizio. In realtà fa parte di questi bisogni primari del neonato e del bambino, che hanno bisogno di questo contatto, in primis perché devono adeguarsi a questo mondo per loro nuovo e sconosciuto, e poi piano piano è simbolo di questa base sicura da cui poi possono allontanarsi per esplorare l'ambiente circostante. Quindi una caratteristica dell'attaccamento sicuro è sostanzialmente un bisogno del bambino, che è una madre che è perfettamente sintonizzata al bisogno del bambino. Esattamente. Quindi
quindi una madre che è in grado di riconoscere, leggere e rispondere alle necessità del bambino appena nato, che è una competenza molto complessa, molto esatto, complicata. Tant'è vero che non va sempre bene in un certo senso. Assolutamente, anzi all'inizio sicuramente mamma e bambino, certo, devono avere il tempo per conoscersi, per sperimentare, soprattutto se si è al primo figlio o alla prima figlia, di avere quel tempo per magari anche commettere degli errori che tutti commettiamo, ma piano piano si cresce insieme. Ma sicuramente rispondere a questo bisogno, magari inizialmente non si risponde in maniera diciamo giusta, magari il bambino ha bisogno di un'altra cosa, ma piano piano si va a capire se magari non è sporco, forse ha bisogno di mangiare o magari ha bisogno di dormire. Però io più sto con il mio bambino, questo vale sia per le mamme che per i papà, più riesco a conoscere mio figlio o mia figlia e più sarò in grado di sintonizzarmi. È molto bella questa cosa che dici, perché un po' in qualche maniera scardina il mito del genitore perfetto, no? Sì. Per cui un genitore nasce imparato, un genitore è fin da subito in grado di sintonizzarsi e rispondere al bisogno. Invece la caratteristica importante per un genitore sufficientemente buono, per dirla alla Winnicott, ma so che ti ho solo preceduto perché so che è un concetto che anche discuti molto all'interno del tuo podcast, quindi per appunto una caratteristica del genitore sufficientemente buono è la capacità di stare, resistere alla frustrazione, di non capire, ma resistere, superare quella fase fino al momento in cui comprende realmente il bisogno. Esattamente. No? Quali altre tipologie di attaccamento esistono? Abbiamo l'attaccamento poi evitante, dove appunto c'è questo genitore che è un po', sembra essere un po' in senso di rifiuto nei confronti del proprio figlio. Quindi il figlio va lì, cerca il suo conforto, la sua rassicurazione, ma il genitore un po' tende a rifiutarlo, tende a metterlo lì, appunto lo evita in qualche modo. E questo magari non solamente non è prenderlo, chiudo, no, in una stanza, certo, non è certo. Diciamo, nella relazione c'è una comunicazione evitante, cioè molto fredda, è molto distaccata, manca proprio anche quella sintonizzazione di cui parlavamo prima, quindi quell'affettività, quel ti accolgo, quel ti prendo, ti coccolo, ma c'è sì, ok, però stai un po' più in là, ancora devo accettarti magari in qualche modo, o magari devo ancora accettare me come figlio, magari devo ancora accettare i miei genitori, o magari ancora devo accettare questo passaggio da, certo, figlio a genitore. E cosa succede nella mente del bambino, nella mente inconscia del bambino, quando si ritrova davanti a un genitore evitante, no, che lo evita, appunto? Mm-hmm. Diciamo che per ogni stile di attaccamento c'è uno stile di adattamento, possiamo dire questa cosa, quindi ogni bambino, questo fin dal grembo materno, cerca di comprendere com'è l'ambiente circostante grazie proprio ai suoi genitori, in modo positivo o negativo, ahimè. Quindi io conosco il mondo circostante, nel mio caso se il mio genitore, mia mamma o il mio papà in qualche modo mi evitano, non ho questa comunicazione così calda, diciamo, no? Così equilibrata, così coerente, ma è un po' ambivalente anche forse a volte, infatti questi due attaccamenti a volte vanno un po' di pari passo, diciamo, no? Sono un po' un filino. L'attaccamento evitante è ambivalente. Ambivalente, sì. Quindi ho questo genitore che magari a volte potrebbe essere accogliente, ma in modo imprevedibile potrebbe evitarmi, oppure in qualche modo potrebbe avere una reazione troppo fisica, magari anche non solo emotiva, molto forte, che mi destabilizza. Quindi nel caso dell'evitante io comprendo che magari mia mamma o mio papà sono delle persone fredde, quindi con molta probabilità funziona così. Quindi io sarò forse, molto probabilmente, un adulto che nelle relazioni intime tenderà a essere un po' freddo, quelle persone un po' fredde, un po' distaccate, che sembrano tanto ciniche, no? Vediamo che cosa è successo prima, solo che non sempre è, certo, così scontato, no? Certo. Però con molta probabilità sicuramente hanno avuto un attaccamento, una relazione primaria evitante o magari ambivalente. C'era questo genitore che a volte era accogliente, a volte no, a volte capiva, a volte no, non capiva proprio nulla, o magari cercava di evitare addirittura anche il contatto, lo sguardo. Per contatto io intendo non solo quello fisico, proprio anche il contatto della sintonizzazione, cioè proprio il contatto visivo. Quindi sì, ok, ti guardo dall'altra parte, mi giro, non ti, sì, poi lo faccio e poi non vengo ad accoglierti, no?
è ambivalente, cioè il bambino, anzi tendenzialmente sono bambini molto ansiosi. Chi ha un genitore ambivalente ma anche evitante tende a essere un bambino molto ansioso perché non sa che cosa aspettarsi sostanzialmente dagli altri, no? Dice ma questa persona davanti a me o questo ambiente in cui mi trovo, ma effettivamente è così sicuro e la persona che ho davanti a me effettivamente è in grado di accogliere i miei bisogni, è in grado di ascoltarmi, oppure che cosa mi posso aspettare da mia mamma? Magari oggi mi accoglie, magari domani no. Quindi restano sempre un po' sul chi va là, no? Non sanno che cosa aspettarsi effettivamente e così sarà poi anche in un futuro nelle relazioni magari anche con il partner. Certo, poi in ultimo ci sta questo appunto, no? Stile attaccamento disorganizzato, sì, che è proprio il più drammatico, sì, se vogliamo, che è uno stile che si instaura per una trasmissione patologica poi a un certo punto, esatto, no? Perché il genitore ha già di per sé una struttura di personalità probabilmente precaria, fortemente precaria, e quindi sì, passa in qualche maniera questa disorganizzazione interiore, la passa anche poi al figlio, dove potremmo dire che tutte queste cose che abbiamo appena raccontato vengono amplificate sì, esposte all'ennesima potenza, no? Quindi sì, questo bambino appunto ha poi una difficoltà a organizzarsi interiormente, no? Esatto, ad adattarsi in maniera sana, perché poi ognuno di noi sviluppa un proprio adattamento che è il miglior possibile. Sì, no? La famosa resilienza. Sai, mentre parlavi di stili di attaccamento, ho pensato a un classico dei classici, specialmente poi per noi psicologi che abbiamo fatto il percorso formativo. La prima cosa che fai è dire: ah, io ce l'ho. Tutte. Dici, questo è mio. Questo possiamo dire che in un certo senso questa è una classificazione orientativa, sì, e sì, che poi ogni caso va visto un po'. Certo, a ci sé. Sono mille sfumature, no? Magari. A parte poi ognuno di noi può sviluppare un attaccamento diverso per ogni genitore, no? Quindi con mia mamma magari posso sviluppare, faccio l'esempio, un attaccamento ambivalente e magari con mio papà un attaccamento sicuro o viceversa, o magari non voglio fare tragico, voglio fare che un genitore è sicuro, dai. Brava, brava, almeno uno dei due. Almeno uno dei due. No, però questo per tranquillizzare un po' tutti noi, no? Sia come figli, sia come genitori, anche perché non vuol dire che se io ho avuto magari un attaccamento, sviluppato un attaccamento, non so, ambivalente nei confronti dei miei genitori o almeno con uno dei due, non significa che sono segnato a vita. Certo. E lo stesso vale se io con i miei figli mi rendo conto che magari ho messo in atto uno stile di comunicativo che può essere ambivalente, che può essere a volte evitante, no? Perché magari viviamo una vita super frenetica dove tutto il resto viene prima, perché io magari non ho ricevuto le giuste attenzioni, quindi non riesco a donare quell'attenzione, quell'accoglienza di cui ha bisogno mio figlio o mia figlia, non significa che è tutto scritto, è già tutto segnato, non possiamo recuperare. Certo, riscrivere qualcosa. Esatto. No? Ciononostante, questo è un condizionamento che in qualche maniera, in maniera forse anche inconscia, ci portiamo, sì, no, sulle nostre spalle. Sì. E poi ci condiziona, no, nella vita di tutti i giorni, nella quotidianità. Tu prima hai citato, per esempio, il rapporto con il partner, no? Poi, magari questa è una mia esperienza clinica, poi non so qual è la tua, ma in generale poi autoanalizzandomi e in generale poi consulenze ad amici e ad altro, cioè, a me arriva forte come a volte la scelta del partner, ma poi non è che lo dico soltanto io, la scelta del partner richiama in qualche modo, no? Il proprio stile d'attaccamento, no? In che modo ci incastriamo con il nostro partner, cioè in che modo scegliamo il nostro partner, partendo da questa teoria dell'attaccamento? Allora, io sono molto simpatizzante del sistemico relazionale, quindi te ne porto una di queste, che tendenzialmente dice che scegliamo il partner in senso o opposto, divergente, oppure simile. Quindi se io ho sviluppato un buon attaccamento con mio padre, con molta probabilità andrò a cercare un partner che sia simile a mio papà, che in qualche modo mi faccia rivivere quel primo amore, diciamo, no? E questo potrei appunto riportarlo sulla base dell'attaccamento che ho sviluppato con mio padre, che con molta probabilità è un genitore, sufficientemente buono, quindi magari ha sviluppato un attaccamento positivo, allora cercherò un partner abbastanza simile.
caso contrario ovviamente lo cercherò completamente differente o comunque differente, ma questo poi varia, no? Come dicevamo prima, ci sono mille sfumature, perché io potrei ricercare magari paradossalmente potrei ricercare la figura di mio padre nel mio partner, quindi magari vado a cercare qualcuno che è simile, io non ho magari un buon rapporto con mio padre, però vado a creare quella dipendenza e quindi lì poi andiamo poi su delle relazioni abbastanza tossiche, no? Quindi dove c'è una dipendenza continua, dove io voglio ricercare quella continua approvazione, quel continuo porto sicuro, no? Nel mio partner, cosa che magari non ho avuto nei confronti di mio padre. Ma se riesco a lavorare, ecco, questo forse voglio anche mandare come messaggio, se si lavora su queste ferite, sui famosi fantasmi del passato, se lavoriamo su questi e permettiamo in qualche modo di far sì che queste ferite non vengano prese sotto gamba, cioè non vengano messe da parte, non vengano seppellite in qualche modo sotto la sabbia, ok, sì, ok, è passato, finisce lì, no? Perché prima o poi comunque nella vita riemergono con i figli, con il partner, con altre relazioni, inevitabilmente anche nel quotidiano, appunto come dicevi tu prima, nel piccolo, magari nella relazione con un'amica, con un amico, con un collega, col datore di lavoro, magari riemergono queste dinamiche che un po' ci ricordano la prima relazione che abbiamo avuto. E allora bisogna stare attenti a questo, se ritroviamo delle dinamiche in qualche modo disfunzionali, che non ci piacciono, allora è bene andare un po' a lavorare su queste ferite. Mi piace molto questo fatto che c'è la possibilità di lavorare su queste dinamiche, perché una delle grandi, diciamo, dei grandi miti della psicologia, della psicoterapia, è che una volta che tua madre se l'è giocata male la partita è finita. È finita. In realtà potremmo dire così, con la similitudine di una partita di calcio, magari è come iniziare una partita magari già prendendo un gol ai primi minuti, ma la partita non è finita, no? Esatto. Allora, come si può iniziare a lavorare, no? Hai un consiglio, un esercizio che anche tu fai fare magari alle persone che incontri in terapia, che può essere utile per cominciare innanzitutto a capire, no, forse dove ci collochiamo, no? Mm-hmm. Che tipologia di stile di attaccamento abbiamo, no? E quando questo ci sta condizionando, in che modo è possibile lavorarci? Allora, io generalmente con le mamme, ma anche con i genitori, quando lavoro su questo aspetto, che c'è sempre, quasi sempre, vado a, diciamo, a spronare il genitore a ricercare un po', a capire, nel caso mio specifico, si scatena nel momento in cui un figlio ha un comportamento oppure vive un'esperienza, o noi come genitori viviamo un'esperienza che magari ci apre le porte del passato e dici: questa cosa mi smuove davvero tanto. Spesso io lavoro con le mamme arrabbiate, diciamo, con i genitori molto arrabbiati, dove questa rabbia emerge tantissimo, rabbia, senso di colpa, eccetera, però nel particolar modo con la rabbia. Allora, quando c'è un evento scatenante, il suggerimento è quello di cercare di capire quali sono i comportamenti dei figli ci fanno male, che in qualche modo ci fanno perdere le staffe, perché c'è forse qualcosa nel nostro passato che riemerge, e allora a quel punto lavorare prima sul riconoscere che cos'è che ci fa male, quali sono i comportamenti, quali sono le nostre emozioni, questo magari anche con il partner, quali sono le, diciamo, le fatiche da accogliere del partner, quali sono le discussioni maggiori, cos'è che ci dà veramente fastidio, quindi cos'è che ci fa litigare, cos'è che ci smuove, quali sono le emozioni. Ecco, forse direi riconoscere cos'è che ci fa male e cosa provo in quel momento, in modo tale da iniziare a prendere consapevolezza di quali sono quei comportamenti o quelle dinamiche di coppia oppure anche genitoriali che in qualche modo si innescano e mi fanno, come si suol dire, prendere le scintille, no? far scattare le scintille. E da lì poi iniziare a capire se sono delle dinamiche che effettivamente io ricordo, che magari ho vissuto con mia mamma, con mio papà o proprio nel clima familiare, e magari cercare di capire, a volte suggerisco proprio di parlare con i genitori rispetto a com'è stato
il rapporto dei nostri genitori con i loro genitori, quindi con i nostri nonni, proprio per cercare di capire da dove arriva, qual è magari questo fantasma transgenerazionale, che tendenzialmente si tratta di un qualcosa, di una dote, mettiamola tra mille virgolette, che ci mandiamo di, ci tramandiamo, esatto, di generazione in generazione, da cercare di capire che cosa succede, da dove deriva, per poi lavorare affinché possiamo evolvere come persone, come partner e come genitori. Quindi dacci proprio la possibilità. Tu nel tuo podcast parli spesso di genitore sufficientemente buono. Sì. Che cos'è questa definizione e da dove nasce, e soprattutto in che modo può tornarci utile, no, in questo episodio del podcast? Dopo Bowlby c'è, cioè Winnicott, ovviamente, cioè lui ho un debole. Qui vedo, esatto, voi non la potete vedere, ma io vedo gli occhi a cuoricino. Esatto, sì, ho un debole. Ho un debole perché come genitori noi, questo in realtà fin dal, mi è piaciuto come concetto, fin dall'università, e non ero mamma, quindi non ero di parte, però effettivamente poi ragionandoci su, adesso che sono anche mamma, mi rendo conto che in generale noi cerchiamo ovviamente tutti di essere perfetti, ancora di più poi quando si diventa genitori sembra che dobbiamo dimostrare a tutti che, come dicevamo prima, siamo in grado di essere genitori fin da subito, quindi siamo in grado di riconoscere fin da subito i bisogni dei nostri bambini, siamo in grado di prendercene cura, e magari siamo in grado di gestire perfettamente casa, lavoro, famiglia, insomma siamo Wonder Woman o Superman, se vogliamo, in versione maschile, no? E ambiamo a questa perfezione. Questo vale anche nell'educazione. Vogliamo essere perfetti perché i nostri figli devono essere perfetti davanti agli occhi degli altri, perché se poi qualcuno dice che il nostro figlio c'è qualcosa che non va, allora c'è qualcosa che non va in me. E ok, quindi poi dopo si innescano tutta una serie di dinamiche. Ma capire anche che tipo di ideale di genitorialità abbiamo interiorizzato, quindi che tipo di madre o padre vogliamo essere, o a cosa ambiamo. Quindi diciamo che mi è piaciuto fin da subito questo concetto di Winnicott, perché è praticamente il contrario di quello che a livello sociale e culturale tutti perseguiamo, ovvero la perfezione. E cosa ci suggerisce Winnicott? Cioè, non dice che, ok, vabbè, sì, dai, tutto sommato me la cavo. No, ok, dobbiamo prenderci cura dei nostri figli, dobbiamo accogliere i loro bisogni, ma dobbiamo piano piano accettare quella frustrazione di cui parlavamo prima, sia come genitori, quindi del capire che non siamo perfetti. Quindi di accogliere i nostri limiti e ovviamente anche riconoscere le nostre risorse, ma quando si è genitori le risorse un po' meno, ci diamo le pacche sulle spalle, cioè tendiamo proprio a star lì a guardare quali sono i nostri limiti e a farcene una colpa. E qui abbiamo l'altro rovescio della medaglia, no? Però il genitore sufficientemente buono è colui o colei che accoglie i bisogni del bambino quando è neonato, è lì pronto appunto a fornire quella base sicura, quindi ad accogliere i bisogni del bambino di sicurezza, di cura, di protezione, ma piano piano che cresce il bambino dobbiamo stare attenti affinché questo bisogno di sicurezza e protezione non diventi il nostro, cioè non essere quella campana di vetro sotto la quale poi proteggiamo i nostri figli, perché altrimenti il rischio è che poi diventa appunto una relazione tossica con noi, cioè la relazione madre-figlio o padre-figlio-figlia. Quindi in questo caso il genitore sufficientemente buono è colui o colei che, ok, ascolto, ma magari non rispondo immediatamente come facevo quando era un neonato o una neonata, ma ok, ti do l'opportunità di sperimentare, di provarci un attimo, piano piano, ovviamente in base all'età, chiaramente, certo. No? Se no qui, ok, a 6 mesi via, no, fai da solo, no, è ovvio, ma neanche a 6 anni, no? Però dare l'opportunità al bambino o alla bambina di poter fare quel passetto in più, quindi proprio di uscire un attimo da questo porto sicuro, sperimentare, e se proprio non ce la fa o comunque richiede il nostro aiuto, perché io poi amo tanto anche la Montessori, quindi
ok, facciamoli fare, dopodiché se serve ovviamente interveniamo, perché non dobbiamo farli cadere nella frustrazione dove poi l'autostima cade a picco, no? Ma essere lì, presenti, ad accogliere, ma al tempo stesso essere un po' equilibrati, cioè non intervenire immediatamente, no? A volte nelle consulenze che mi capitano ci sono delle storie dove addirittura la mamma o il papà in questione vengono ancora prima, cioè intervengono ancora prima che il figlio o la figlia dica qualcosa, e allora lì non gli diamo il giusto spazio, cioè lì diventiamo veramente opprimenti. È trovare quel giusto equilibrio, che non è per niente facile, trovare quel giusto equilibrio tra ok, ti lascio sperimentare, tra vicinanza e distanza. Esatto, sì, è un po' come la storia di Schopenhauer dei Ricci, no? Cioè? Che devi trovare la giusta vicinanza, cioè se ti avvicini troppo rischi di pungerti, se ti allontani chiaramente dopo ci si allontana, si raffreddano, ma trovare la giusta distanza fra noi e il nostro bambino o bambina affinché loro possano sperimentare l'autonomia, quindi sviluppare questa autonomia che tanto desideriamo nei confronti dei nostri figli, ma che poi durante l'adolescenza invece li vogliamo ritenere tutti dentro casa, lasciarli sperimentare, far sì che possano anche vivere delle emozioni, chiamiamole negative tra mille virgolette, no? Quindi la tristezza, la frustrazione, ma far sì che siano anche loro in grado di trovare quelle risorse. Ovviamente noi siamo lì al loro fianco, non è che li lasciamo da soli. Certo, è chiaro. Un ultimo spunto, poi dobbiamo chiudere anche per questioni di tempo, anche se vorrei continuare all'infinito praticamente. Stavo riflettendo un pochino su un'esperienza che, anzi in realtà su una cosa che credo, nella quale credo, e cioè che la nostra vita non si determini solo nel passato, ma anche dal nostro modo di guardare al futuro. Uh-huh. No? E il presente è il punto in cui tutto si può dare e realizzare. Eppure tante volte, anche nell'esperienza che ho come terapeuta, il passato ha un peso specifico molto grande, e molte persone arrivano in terapia pensando che il passato, proprio per il suo peso, sia talmente tanto determinante che non possa essere né riscritto né cambiato. Allora, qual è il messaggio che vorresti lasciare in questo episodio del podcast alle persone che in qualche maniera dicono ok, però a me mi hanno insegnato che proprio non valgo niente, no? Che proprio non ce la posso fare, e ogni volta che mi trovo davanti a qualcosa questo messaggio mi ritorna davanti agli occhi, e quindi non posso sfuggire al mio passato. È veramente così? Non si può fuggire dal passato, Sara? No, grazie a Dio si può. Si può riscrivere, ma bisogna essere pronti a farlo. Bisogna avere anche la consapevolezza che il nostro passato, sì, forse portiamo questo bagaglio emotivo, storico, culturale della nostra famiglia che magari è pesante, però possiamo svuotarlo delle cose che non ci servono di questo passato e riempirlo con cose nuove, riempirlo con risorse magari nuove che ci permettono di essere più gentili anche con noi stesse o noi stessi, ma anche con i nostri figli, nei confronti di noi come genitori rispetto ai nostri figli, perché a volte diventa un esame l'essere genitore. Appunto devo dimostrare, no? Però possiamo sempre recuperare, possiamo recuperare anche nel momento in cui siamo genitori e ci rendiamo conto che forse non stiamo perseguendo lo stile educativo che avremmo voluto. Spesso mi capita che un genitore dica, in particolar modo una mamma dica, faccio le stesse cose che ha fatto mia madre, ma io non voglio, perché io non voglio riscrivere la stessa identica storia. Allora lì si lavora su questo passato, che è ancora un presente molto ingombrante, ma si può riscrivere la nostra storia, però dobbiamo lavorare, e a volte fa male. Ecco, forse quello che spaventa è, oddio, adesso devo affrontare questo passato che effettivamente è pesante, no? Però poi quello che riscriviamo è una rinascita, è un'occasione, un'opportunità che offriamo in primis a noi stessi, come figli e come genitori, ma che offriamo poi ai nostri figli e alle generazioni poi future. Quindi è proprio un'occasione, un'opportunità per crescere e per interrompere queste catene generazionali. E
andare avanti, riscrivere la nostra storia, ci vuole tempo, pazienza, perseveranza. E anche la guida giusta. E anche la guida giusta, esatto. E quindi non vi affidate a personaggi casuali. No, no, assolutamente. Allora, Sara, veramente grazie per grazie questa chiacchierata. Grazie a te. Tra l'altro tu vieni da lontano. Ehi. Vabbè, dai, sicuramente più vicino, sono più vicino io. Quello sicuro. Alla casa del podcast. Quindi sono ancora più onorato di averti avuto qui grazie, come ospite. Grazie, grazie a te. E mi verrebbe da dire... visto che non ti è costato tantissimo, alla prossima qui alla casa. Alla prossima, podcast. Sì, sì. La rifacciamo. Assolutamente. Un abbraccio e alla prossima volta, Sara, grazie. Grazie a te. Eccoci qui ragazzi, anche oggi siamo arrivati al termine di questo bellissimo episodio del podcast ed è stato veramente bellissimo perché mi ha dato la possibilità di incontrare una collega non soltanto psicoterapeuta ma anche podcaster che avrò la possibilità di rincontrare fra pochi giorni al Festival Podcasting 2022, ma intanto ce la siamo goduta all'interno di questo episodio e devo dire la verità, sono convinto che qui hai trovato degli spunti, degli stimoli che possono attivare un processo di consapevolezza e di ragionamento in più, e questo è quello che serve questo podcast. Non è una psicoterapia, non sostituisce un percorso, ma serve semplicemente per iniziare a accendere qualche lampadina in più nella nostra mente e illuminare qualche angolo oscuro che magari c'era un pochino sfuggito di mano. Ecco, quindi sono convinto che questo episodio sia assolutamente servito a questo scopo. Quindi ringrazio ancora una volta Sara Baggetta, autrice del podcast, quindi Il Salotto delle Mamme, andatevelo ad ascoltare, sia mamma e papà, mi verrebbe da dire, perché da quello che ho capito, insomma, pentola bolle anche uno spin-off per noi papà. Ma detto questo, io ringrazio anche te per essere stato all'ascolto di questo episodio fino adesso, ringrazio anche tutti i finanziatori del podcast veramente, perché vi ricordo che l'ascolto di questo podcast non si basa soltanto sulle mie risorse di tempo, di energia o altro, ma si basa soprattutto su una community e di ascoltatori come te che stai ascoltando, ma poi in più ci sono degli ascoltatori che hanno deciso di sostenermi economicamente ogni mese nella creazione di questi episodi. Ecco, io ringrazio ognuno di loro, sono veramente tanti, ormai una settantina, non riesco più, mi perdo il fiato ogni volta a ringraziarli tutti, ma loro sanno assolutamente quanto sono importanti per questo progetto. Se anche tu vuoi unirti alla famiglia dei finanziatori, devi andare nelle note di ogni episodio del podcast e cliccare sul link diventa finanziatore e accederai alla pagina Patreon per decidere come sostenere questo progetto del podcast liberamente. Io ti ringrazio ancora una volta e ti do appuntamento come sempre al solito posto qui con me su Liberamente. Non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia. Tutta la tua energia. Perché la tua vita migliora. Perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. La tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. Liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Nerozzi.